Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il firmware dell'iFlight F405 versione 2.1. Se non l'avete ancora fatto, è necessario scaricare il Betaflight Configurator, trovate il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Dopo aver installato il Configurator, collego l'FC ad una porta USB. Una volta trovata la COM giusta, clicco su Connetti. Per aggiornare il firmware è indispensabile conoscere il target della scheda. Con le ultime versioni di Betaflight, questo viene indicato qui in alto a sinistra. Il primo nome rappresenta la sigla del costruttore, il secondo il target vero e proprio, mentre tra parentesi abbiamo il tipo di processore. Quello che ci interessa quindi è iFlight Sussex XE F4. Prendiamone nota perché ci servirà più avanti. Vi ricordo che l'aggiornamento firmware riporta la scheda allo stato di fabbrica, cancellando tutte le impostazioni che avete modificato in precedenza, quindi dovete riconfigurare da capo la scheda. Vi sconsiglio di importare file di configurazione di versioni vecchie perché di solito danno degli errori e rendono instabile la scheda. I file di configurazione che salvate infatti sono validi solo se li riusate sulla versione nella quale sono stati creati, se li usate su versioni successive rischiate di avere errori sulla scheda. Se avete difficoltà a configurare Betaflight, vi lascio il mio tutorial linkato in descrizione. A questo punto clicchiamo su Bootloader DFU per aggiornare. Come vedete qui è comparsa la scritta DFU, questo significa che siamo pronti per far partire l'aggiornamento. Se voi qui avete ancora la porta COM, significa che non avete installato i driver del Flight Controller, in questo caso si rende necessario usare il programma Impulse RC Driver Fixer. Se non lo conoscete, in descrizione vi lascio la mia guida su come aggiornare i driver del Flight Controller e dove spiego come usare questo programma. Ora clicchiamo Firmware Update. In questo menu a tendina è importantissimo scegliere il target esatto della scheda. Come abbiamo visto poco fa, per questo modello dobbiamo scegliere iFlight Sussex XE F4. In questo menu a tendina invece scegliamo l'ultima versione disponibile. Come sempre vi consiglio di usare versioni stabili evitando quelle beta. Qui lasciamo tutto così com'è. Poi clicchiamo Load Firmware Online. Poi Flash Firmware. Perfetto, aggiornamento completato. Come vedete adesso ci viene chiesto se vogliamo applicare le impostazioni di default, è assolutamente necessario rispondere di sì, altrimenti la scheda non funzionerà correttamente. Quest'altro avviso invece ci invita a fare delle operazioni preliminari, in questo caso calibrare l'accelerometro. Quindi clicco qui per calibrare l'accelerometro. Dopo aver fatto queste prime operazioni, continuiamo a configurare il Flight Controller in base alle altre componenti che abbiamo montato nel nostro drone. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial per aggiornare il firmware dell'iFlight F405 versione 2.1. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.